Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Parliamo dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e ne parliamo partendo proprio dove c'è la sua sede, Poppi, e a rappresentare Poppi il Castello dei Conti Guidi. Poppi che diventa sede secondo proprio la scrittura privata stipulata tra le parti, tra i vari comuni, ben diversi anni fa, 10 anni fa, nel 2011. E parliamo del nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino che resterà in carica per 2 anni e mezzo. Lei, perché è una donna, è Eleonora Ducci, sindaco di Talla. È da quando sono sindaca che siedo nei tavoli dell'Unione dei Comuni, quindi dal 2014, e poiché lo statuto prevede una rotazione tra coloro che ricoprono il ruolo di presidente, essendo io tra i comuni che ancora non avevano rivestito questo ruolo, adesso eccomi qua. E quindi per me è una cosa molto bella, perché comunque si tratta dell'ente che comprende tanti comuni del Casentino, ma svolge anche servizi per comuni che sono anche al di fuori dell'Unione dei Comuni, ma sono comuni casentinesi, fino addirittura a Capolone e Subbiano per alcune funzioni. Quindi sicuramente è un ente importante e il piacere e l'orgoglio di ricoprire questo ruolo sicuramente ci sono. Comune di Poppi, comune di Castel San Nicolò, comune di Chitignano, comune di Chiusi della Verna, di Ortignano Raggiolo, di Monte Mignaio, di Talla, 8 comuni. Questi gli 8 comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Comuni che vanno da poco più di 500 abitanti a oltre 6.000 abitanti come il comune appunto di Poppi. Comuni che per una buona convivenza hanno bisogno di importanti progettualità e sicuramente anche di tanta mediazione per costruire veramente un futuro di vallata. I comuni montani del Casentino sono comuni che rientrano tra quei comuni definiti così delle aree interne, quindi che hanno delle oggettive difficoltà, delle marginalità sotto diversi punti di vista. Queste marginalità sicuramente nel periodo della pandemia si sono dimostrate forse per certi versi anche dei vantaggi, perché comunque il trascorrere di questo anno nei nostri territori forse è stato più sopportabile rispetto ad altre realtà. Però appunto, proprio poiché siamo comuni montani e delle aree interne, possiamo anche appoggiarci su delle progettualità importanti. Penso su tutta la strategia nazionale per le aree interne, di cui il Casentino con la Val Tiberina sono aree pilota. Quindi anche queste sono delle belle opportunità, in parte sono già partite, altre progettualità a valere su questa strategia partiranno nei prossimi mesi, sperando che queste risorse, poi tante risorse, diventino strutturali per i nostri territori e per i nostri cittadini. 476 km quadrati, un territorio che vede 37 abitanti per chilometro quadrato, con 17.749 abitanti da gestire insieme in Unione, Unione dei Comuni Montani del Casentino, rispettando naturalmente ogni amministrazione comunale. Un importante patrimonio forestale, quello dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino da gestire, ed è del 2011 il contratto di una scrittura privata che mette insieme questi 8 comuni. Allora 9, perché nel 2011 faceva parte dell'Unione anche il Comune di Stia. Naturalmente l'Unione dei Comuni Montani che succede alla vecchia Comunità Montana. Il fatto di andare avanti significa anche consolidare, no? Esperienze comuni e anche progetti comuni. Eppure qualche volta si vede che non tutti i progetti sono uniti, chiamiamoli così, all'interno dell'Unione dei Comuni, quasi come ognuno voglia un po' fare a volte per proprio conto. Significa quindi anche lavorare in questo senso, cioè creare delle strategie che possono portare invece a un coinvolgimento anche totale dei vari enti, proprio per un risparmio di risorse, per dare anche risposte sicuramente migliori. Beh, sicuramente tante cose sono state fatte, non partiamo da zero, ancora prima che io fossi sindaco, ma poi anche in questi anni e nel mandato del presidente Ricci sono state fatte tanti cambiamenti. Ovviamente quando si sta insieme, si lavora insieme, ci sono delle difficoltà, perché comunque stare in una comunità, in questo caso una comunità di comuni, fa emergere le singole aspettative, le singole esigenze che non sempre si coniugano con quelle degli altri. Quindi una delle sfide più grandi è quella di riuscire sempre a trovare una mediazione e un
la capacità di perseguire degli obiettivi comuni, a volte lasciando anche da parte quelli che sono le nostre visioni più strettamente locali, comunali e diciamo anche personali, per quello che è invece l'interesse comune. E questa forse è la vera sfida dell'unione dei comuni, una sfida in realtà che dovrebbe riguardare un territorio come il Casentino, perché un territorio come il Casentino può conseguire dei risultati solamente se lavora unito, in situazioni particolari come quella che stiamo in questo momento vivendo, quindi la pandemia, ma anche il post pandemia, saranno momenti di sfidanti per il nostro territorio, e se riusciremo a superare questa frammentazione sicuramente riusciremo anche a predisporre progetti e portare nel nostro territorio risorse che sappiano dare risposte al tessuto economico, al tessuto sociale e a quello dei servizi. In questo territorio di 476 km quadrati insieme si gestiscono più servizi, per esempio il catasto, per esempio l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, ma anche naturalmente quella dei tributi e ancora lo sportello unico delle attività produttive, ancora di più lo piano strutturale proprio intercomunale, la polizia municipale e la polizia amministrativa, le attività di pianificazione di protezione civile e il coordinamento dei primi soccorsi, i servizi che sono legati alla persona e quindi tutti i servizi legati al sociale. Eleonora Ducci è anche rappresentante di ANCI Toscana per quanto riguarda le pari opportunità, quindi è un creare un qualcosa per le donne da un punto di vista anche amministrativo, no? Guardando al futuro, ma anche qualcosa che porta le donne ad usufruire di un territorio come quello del Casentino in un modo molto più agevole, sia nella famiglia, sia nel lavoro, sia in tutto quello che è comunque l'ambiente, no? Sì, io mi occupo appunto, sono referente per ANCI Toscana per quello che riguarda le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere. Penso che comunque quando le donne ricoprono dei ruoli sia sempre positivo per le altre donne, e magari anche per le giovani ragazze e bambine che forse vedendo che altre donne ricoprono determinati ruoli possono tranquillamente anche aspirare e vedere quei ruoli come qualcosa di normale per le donne, quindi questo penso sia una cosa importante e positiva. Il Casentino offre tanti, cerca di offrire servizi per le donne, noi abbiamo lo sportello Ascolto Donna in seno alla rete antiviolenza, abbiamo una rete importante di servizi all'infanzia, i nostri nidi sono sicuramente un fiore all'occhiello del territorio del Casentino, sono gestiti proprio dall'Unione dei Comuni e danno un sostegno veramente importante alle famiglie, donne e uomini che lavorano, ma anche da un punto di vista dell'educazione dei bambini, perché ricordiamoci, i nidi non sono solo servizi di conciliazione ma sono anche servizi educativi, e quindi sono un vantaggio non solo per le famiglie ma anche per i bambini che li frequentano. Quindi sì, c'è ancora da lavorare, ovviamente non ci si dovrebbe mai fermare e sperare sempre di migliorare. Il tema dei servizi, sicuramente servizi di cura, che sono quelli che maggiormente danno sollievo alle donne, sono alcuni dei servizi su cui noi cerchiamo di lavorare maggiormente, nidi, assistenza agli anziani, assistenza domiciliare, quindi tutto quello che è anche il sollievo alle famiglie e spesso alle donne, che sono coloro che maggiormente si occupano dei servizi di cura. In lontananza il Monte Sacro della Verna, che è nel territorio di Chiusi della Verna. E Chiusi della Verna come comune fa parte proprio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Ma cos'è l'Unione dei Comuni? L'Unione dei Comuni, secondo naturalmente il suo atto costitutivo, è la comunità di coloro che risiedono in questo suo territorio. Promuove tra l'altro anche lo sviluppo proprio delle comunità locali e valorizza le zone montane che la costituiscono e ne cura anche gli interessi. Siamo in un centro storico, quindi la zona di Talla, dove Eleonora Ducci è anche sindaco, ma parlando di centro storico mi viene in mente anche di un piano intercomunale, proprio un piano strutturale intercomunale che comunque coinvolge, no, anche tutto quanto il Casentino e in primis direi anche proprio l'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Il piano strutturale intercomunale è una strategia importante che riguarda tutto il Casentino, di cui è capofila proprio l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, e dovrà disegnare un po' lo sviluppo del nostro territorio per i prossimi anni. All'interno di questo piano saranno previste le grandi strategie, le aree industriali piuttosto che appunto tutte le destinazioni urbanistiche dei nostri comuni, ovviamente in compatibilità con la legge regionale.
Abbiamo iniziato anche un percorso partecipativo molto importante che ha visto, già vede la partecipazione di davvero tantissimi soggetti del territorio, dalle associazioni ai privati cittadini, e quindi una prospettiva importante che metterà su cui ci dovremo mettere in gioco anche come amministratori nell'ascolto delle comunità locali per poter disegnare lo sviluppo futuro anche da un punto di vista del turismo, ad esempio, oppure ancora il contratto di fiume che stiamo in questo momento predisponendo insieme al consorzio di bonifica, che sarà anch'esso un elemento che sarà accolto dentro il piano strutturale intercomunale. Quindi le cose sono molte. L'alta valle dell'Arno, tra montagne, tra fiumi, tra torrenti. Una gestione forestale affidata all'Unione dei Comuni Montani del Casentino, con alla guida una donna, appunto Eleonora Ducci. Dall'altra parte abbiamo un fiume, l'Arno, con i suoi torrenti, con tutti i suoi affluenti che scendono proprio anche da queste montagne, con il consorzio di bonifica, anche qui alla guida una donna casentinese, Serena Stefani. Quindi due donne per un dialogo di sviluppo, unite sicuramente insieme da un fiume, ed è il fiume Arno. Assolutamente, io tra l'altro faccio parte anche dell'assemblea consortile del consorzio di bonifica e parte della commissione dei contratti di fiume, e quindi con la presidente Stefani abbiamo iniziato già a lavorare da diversi mesi. Abbiamo sottoscritto come giunte dei comuni del Casentino la carta di intenti, e adesso sta entrando nel vivo la programmazione per quello che riguarda proprio il contratto di fiume. Sì, l'Unione dei Comuni si occupa della gestione delle foreste e dei boschi, il consorzio dei fiumi, sicuramente l'elemento della natura è un elemento fondamentale in Casentino, e dovremo sempre di più puntarci per quello che riguarda lo sviluppo dei nostri territori, sia per quello che riguarda l'economia del bosco ad esempio, ma anche per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, il turismo e la possibilità di fruizione dei nostri cittadini, perché ovviamente il turista nei posti ci viene se anche i cittadini in quei posti ci stanno bene. Quindi prima di tutto io sono dell'idea che dobbiamo guardare a dare una visione, a dare una capacità di godere del territorio ai nostri cittadini, e allora sicuramente anche chi viene da fuori, i turisti, saranno ben felici di venire nel nostro territorio, perché sarà un territorio dove si sta bene e dove si gode appieno della natura e del territorio e delle bellezze di cui disponiamo. L'Unione dei Comuni è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una serie di funzioni e anche naturalmente di servizi che sono di competenza dei comuni che aderiscono appunto all'Unione stessa, nonché anche delle funzioni che sono delegate dalla Regione, dalla Provincia e da altri enti pubblici. Così naturalmente cita l'articolo della scrittura privata che fu sottoscritta in quel 2011 da 9 comuni, poi diventati 8 dopo la fuoriuscita di Stia, al momento in cui divenne comune unico insieme a Pratovecchio. Credo anche importante proprio che queste nostre zone non si spopolino, quindi dobbiamo trovare il sistema anche per farle vivere, giusto? Assolutamente, tra l'altro Talla è da poco scesa sotto i 1000 abitanti, quindi anch'io sono uno di quei comuni che ha subito, Talla è uno di quei comuni che ha subito lo spopolamento. In realtà poi il dato andrebbe guardato nel suo dettaglio, perché poi in realtà c'è stata anche una immigrazione di famiglie con bambini, ad esempio. Se uno guarda solamente il dato numerico non sa cosa quel dato contiene, se uno poi conosce l'elemento, diciamo così, anche soggettivo e non solo numerico, forse si rende conto che non è così negativo come può apparire. Però è vero, il tema dello spopolamento è un tema che c'è. Tra l'altro il sindaco Caleri è lui invece delegato per Anci Toscana proprio al tema del contrasto allo spopolamento, e su questo le strategie da mettere in campo sono tante. Ad esempio la strategia delle aree interne è proprio anche finalizzata proprio al contrasto dello spopolamento. Sono però strategie che danno il loro frutto sul lungo termine, ovviamente non si può misurare l'efficacia delle politiche messe in campo nell'arco di pochi anni, però sì, questo è uno sicuramente degli elementi su cui dobbiamo puntare. I servizi alle famiglie sicuramente sono uno dei punti fondamentali su cui puntare per contrastare lo spopolamento, perché è chiaro che una famiglia giovane viene in territori come questi se può godere di servizi dedicati e di servizi magari anche maggiori rispetto a quelli che può trovare nelle città, o comunque calibrati rispetto alle loro esigenze. È un lavoro importante, un lavoro faticoso che richiede sforzo e risorse, ma ovviamente migliorando sempre di più l'ascolto anche delle esigenze si possono costruire politiche sempre più efficaci.
Comuni importanti come il comune di Bibbiena, il comune di Pratovecchio Stia e nel Basso Casentino, Capolona e Subiano, comuni che non fanno parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, ma che comunque continuano ad essere investiti altrettanto di progettualità unitarie, magari attraverso convenzioni. Uno dei punti anche forti proprio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino sia la protezione civile. Sì, infatti la protezione civile è un servizio intercomunale che viene svolto anche per i comuni di Subiano e Capolona. E le risposte che sono state date durante la pandemia sono state importanti e speriamo di non dover affrontare un nuovo evento di questo tipo nel futuro, ma gli eventi possono essere tanti e diversificati e la nostra protezione civile è pronta a rispondere. Cercheremo sempre anche qui di implementare i servizi che possiamo dare anche in questo campo. Si potrebbe fare senza unione dei comuni montani per i piccoli comuni in Casentino? Io penso che mettendo insieme le professionalità ci sia anche la possibilità di salire da un punto di vista anche qualitativo delle risposte che si danno e quindi penso sì che in questo caso l'unione o comunque una modalità di attraverso convenzioni, attraverso l'associazionismo come appunto l'unione siano un modo efficace per dare sicuramente alcune risposte. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like it.